Ben ritrovati pinguini in questo nuovo episodio di FK Breaking News. Oggi vi porto due notizie che riguardano il mondo dell'intelligenza artificiale applicata a due campi diversi. You can one of the 27. They did that. Free software. Benissimo, ma prima di cominciare vi vorrei dire che se siete nuovi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri video e contenuti che pubblicherò su questo canale. Inoltre, se volete, seguitemi anche su Instagram, qui sotto troverete il mio tag e quindi adesso iniziamo. La prima notizia che vi riporto viene dall'MIT, famosissima università statunitense, dove hanno utilizzato degli algoritmi di machine learning, quindi di apprendimento automatico, per la fusione nucleare. Andiamo con ordine. I due ricercatori, Pablo Rodriguez Fernandez e Nathan Howard, hanno utilizzato degli algoritmi di intelligenza artificiale per effettuare delle predizioni sulla temperatura e sulla densità del plasma che viene utilizzato durante i processi di fusione nucleare. Adesso io non voglio fare un video sulla fusione nucleare, anche perché non è il mio campo, però vi lascerò qui sopra in scheda un video che ho trovato molto utile, che tra l'altro ho visto diverse settimane fa per mia cultura personale. Prima di procedere all'aspetto informatico di questa storia, devo fare una piccola introduzione a come funzionano i processi di fusione nucleare. La fusione nucleare è quel processo in cui due atomi vengono uniti per formare un atomo più pesante. Per esempio nel Sole gli atomi di idrogeno si compongono per diventare atomi di elio. Affinché la fusione nucleare sia possibile, bisogna raggiungere delle temperature altissime, temperature paragonabili a quelle del Sole. Infatti si parla di qualcosa come 100 milioni di gradi. Praticamente gli scienziati riscaldano a temperature elevatissime un combustibile che poi si trasforma in plasma. Che cos'è il plasma? Il plasma non è altro che del gas ionizzato, quindi è del gas che ha delle cariche positive e negative, anche se comunque la carica totale del gas è neutra. Il plasma lo possiamo facilmente ricreare in casa. Se voi avete avuto o avete una di queste lampade, quello che vedete all'interno, quello non è altro che plasma. Infatti questa lampada, tipica degli anni 80, viene chiamata lampada al plasma. Ora, una domanda che magari vi potete porre è: ma dove tengono sto plasma queste temperature elevate? Ma io che cazzo ne so? Il plasma viene tenuto in una camera che ha forma di ciambellone, che ha delle pareti resistenti al calore, però quelle pareti non riescono a resistere a quelle temperature. Quindi quello che si fa, poiché il plasma è una nube carica elettricamente, viene contenuto al centro della sezione di questo ciambellone utilizzando quello che viene definita il contenimento magnetico. Fondamentalmente vengono utilizzati dei potentissimi magneti per contenere il plasma. Poiché c'è questo contenimento magnetico, il plasma non tocca mai le pareti che riescono a gestire quelle temperature, perché di fatto non c'è un contatto tra il plasma rovente e le pareti. Dunque, uno dei problemi principali di contenere il plasma a quelle alte temperature è il problema delle turbolenze. Se gli scienziati non configurano bene il campo magnetico, si generano queste turbolenze interne all'interno del gas, facendo perdere energia termica. Energia termica che è necessaria affinché la fusione nucleare avvenga. Le leggi fisiche che governano questo sistema sono conosciute. Tuttavia, risolvere queste equazioni richiede tanto tempo. Addirittura non esistono delle soluzioni analitiche, cioè non lo puoi fare con carta e penna, quindi quello che i scienziati fanno sono quelle che vengono definite delle simulazioni numeriche. Mettono dei numeri all'interno di un algoritmo che non fa altro che simulare quello che accade e ottenere dei risultati per quanto riguarda una diversa configurazione del loro sistema. Tuttavia, ottenere i risultati della simulazione a computer richiede una grandissima potenza computazionale. Cioè si parla che se questo algoritmo venisse lanciato in un computer con un solo processore, richiederebbe dalle 10 alle 20 milioni di ore. Infatti questi sistemi vengono lanciati in quello che vengono definiti cluster, cioè un insieme di computer che hanno globalmente una maggiore potenza di calcolo e quindi riescono a distribuire la complessità computazionale. Però comunque è sempre tanto tempo. Immaginate che gli scienziati vogliono provare una diversa configurazione del campo magnetico per vedere quale densità e temperatura riescono a ottenere, e hanno bisogno di aspettare tanto tempo. E ovviamente
Questa simulazione comunque richiederà meno tempo di effettivamente effettuare l'esperimento all'interno del ciambellone. Ora, col nuovo approccio, sei riuscito a ottenere una predizione molto accurata di questi due parametri, ovvero la temperatura e densità del gas, data la configurazione del campo magnetico, a circa 8 milioni di ore. Questo nuovo algoritmo, sviluppato da questi ricercatori dell'MIT, fa uso di due tecniche. Una fa parte di tecniche di ottimizzazione, ovvero quella branca di matematica che si occupa di ottimizzare sistemi. L'altro invece fa uso di un algoritmo di machine learning chiamata Gaussian process, ovvero processi gaussiani. Tuttavia, sull'articolo originale, che è questo che vi mostro qua, gli autori riescono a garantire che questo è un primo passo, però le cose possono essere migliorate. Addirittura riescono a dire che possono ridurre il tempo di esecuzione di circa 2 o 3 volte, utilizzando piccoli miglioramenti che comunque sono tecniche che già vengono utilizzate quotidianamente nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Adesso, per rimanere in tema di intelligenza artificiale, riporto la notizia di Wired, che è praticamente un team del Politecnico di Milano chiamato Polymove è riuscito a battere il record di velocità in macchina, ma con veicoli pilotati autonomamente, quindi utilizzando l'intelligenza artificiale. Il loro algoritmo è riuscito a spingere la macchina sino a 309 km all'ora. Pinguini, non so se voi sapete quanto sono 309 km all'ora, ma sono circa 86 metri al secondo, cioè in un secondo quella macchina riesce a coprire una distanza quasi di un campo da calcio. Il team pilotato dal professor Sergio Savaresi del Politecnico di Milano è stato l'unico autorizzato a effettuare questo test, perché il loro team si era distinto precedentemente a Las Vegas nel corso dell'evento India Autonomous Challenge, che è praticamente un evento in cui i veicoli autonomi prodotti da diversi team provenienti da tutto il mondo si sfidavano in una corsa testa a testa. Adesso, dove hanno trovato lo spazio per effettuare questa impresa? Perché per pilotare una macchina a 309 km all'ora hai bisogno di molto spazio, e anche di molto spazio dritto. La NASA ha dato la pista di atterraggio dello Space Shuttle nel loro famosissimo sito di Cape Canaveral, e vi lascio qui sopra il link al loro video su YouTube, che è molto bello, dura pochissimo, quindi non te lo perdete. A me queste cose piacciono tantissimo, poiché io lavoro nell'ambito dell'intelligenza artificiale, però applicata in altri ambiti. Vedere il successo di queste tecniche in altri contesti a me fa veramente molto piacere. Adesso, voi sapevate questa storia? Sapete cos'è nel dettaglio il machine learning, l'intelligenza artificiale? Avete mai sentito parlare di queste cose? Fatemelo sapere nei commenti, nel caso ne approfondisco. E prima di concludere, se questo video vi è piaciuto, vi invito come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così da non perdervi gli altri video che pubblicherò su questo canale. Benissimo, pinguini! Adesso io vi lascio, io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo col prossimo video. Ciao!